Finalmente sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria in frazione Sant'Antonio, tanto attesa e sospirata. Sì, tanto attesa e sospirata, abbiamo iniziato un percorso ormai quindicennale, direi quasi, adesso 15 anni no, però insomma noi avevamo sollecitato già l'allora assessore Avetta di provincia ancora affinché venisse realizzata sia questa rotonda che quella di Spineto. Finalmente questa è iniziata, poi vedremo insomma di lavorare anche su Spineto. Abbiamo già preso un contributo, stiamo lavorando alla ricerca dei soldi che è la parte castellamontese da inserire insomma nel progetto e quindi poi partire. Però il progetto anche lì è già in fase molto avanzata. È stato comunque molto impegnativo riuscire a portarla a casa, difatti avete detto che eravate sovente in città metropolitana. Sì, assolutamente sì, e qui ribadisco il ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sopportati e supportati, nel senso che noi siamo davvero stati proprio oppressivi, diciamo così, perché insomma, la situazione, la realtà lo richiedeva. Per cui davvero io ringrazio tutti coloro, da Avetta a Fava, Iaria, a Piazza, agli attuali, a Jacopo Suppo, al sindaco Lo Russo, perché chiaramente abbiamo tutti assieme siamo riusciti ad ottenere una buona cosa. Infine ringrazio l'impresa appaltatrice, ma ringrazio soprattutto i tecnici di Città Metropolitana, che l'ingegner Magnino e l'ingegner Tizzani, che ci hanno ascoltati, ci hanno creduto e hanno lavorato affinché si realizzasse, finalmente si iniziasse almeno a realizzare l'opera, poi faremo una bella inaugurazione se Dio vuole. Adesso per due mesi e mezzo un po' di disagio per la circolazione, però con un obiettivo tanto atteso da tutti, che comunque salvaguarderà la vita a molte persone. Certo, vabbè, ma io credo che i cittadini e gli automobilisti capiranno che c'è qui una grande criticità che c'era e verrà risolta nel giro di 2 mesi. Penso che un po' di pazienza ci sarà, è comprensibile, speriamo che si risolva prima possibile, ecco, per non creare veramente traffico o ostacoli sulla viabilità. Presumibilmente a fine settembre si dovrà chiudere per una ventina di giorni lo svincolo d'accesso alla pedemontana, però comunque darete indicazioni per vie alternative. Sì, vabbè, metteremo tutte le indicazioni possibili, chiederò ancora agli automobilisti di avere un attimo di pazienza per i lavori in corso. Ma tanto, come dicevo prima, si risolverà nel giro di un paio di mesi, quindi io credo che nel giro di un mese e mezzo si aprirà di nuovo la strada lavorando poi dall'altra parte della rotonda.